Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in un nuovo spot per tentare il siluro a breakline. Come sempre c'è il Cheraket. E adesso sistemiamo un attimo tutto l'accampamento, iniziamo a calare il gommone e poi vi faccio vedere dove siamo oggi. È un bel posto, un po' difficile, però potrebbe dare soddisfazioni. Questo sarà il nostro spot di oggi. Abbiamo la visuale da questa posizione ostruita dalle piante per le break, e infatti le caleremo di sotto su sta discesa. Abbiamo sistemato i gradini e niente, questo sarà il nostro angolo cena attesa. Sopra lì abbiamo la macchina, monteremo poi il gazebo e lì abbiamo il gommone, adesso ci va giù e andiamo a posizionare gli outrigger. No. Sono la trigger a caldo, come vediamo. Ragazzi, abbiamo fatto il primo giro a calare gli outrigger, abbiamo deciso le zone di pesca di questa notte. Adesso inizia il giro di calate delle canne. Dobbiamo anche capire come mettere i picchetti lì giù. Ragazzi, andiamo a calare la prima canna, quella più a monte. One eternity later. Ragazzi, ormai è sera, finalmente abbiamo calato tutte le canne, ora non rimane che attendere. L'ultima che c'è sulla destra è calata
lontanissimo, poi mi sono arrampicato su una pianta per fargli passare il filo per non farlo finire in acqua, perché c'è talmente tanto filo fuori che stava facendo la gobba in acqua, quindi meglio lasciarlo fuori, perché se passa qualche detrito poi ci sbrecca di notte, fa casini. Quindi niente, aspettiamo, speriamo. Ragazzi, finalmente siamo seduti dopo tutto il giorno, momento cena. La pesca al siluro è una pesca fighissima, ma è veramente un mega sbatti. Poi soprattutto in due, io e Davide siamo sempre praticamente in due, quindi diventa tosta. Infatti siamo partiti stamattina presto da casa alle 9 e abbiamo finito di calare che era praticamente buio, quindi fortunatamente la giornata di oggi era un po' ventosa e non c'era sole cocente, perché sennò crepavamo. E per chi pensa, che culo, quelli lì vanno a pescare in posti fighissimi e pieni di pesce, non è proprio così, eh. Cioè, io un po' rosico per quelli che hanno la barca sul fiume e comodi comodi si portano tutta la loro roba e non devono fare questi sbattoni, no? Devono fare degli sbattoni allucinanti. Cena stasera, hamburger. Siamo noi l'offerta del McDonald's. Vorrei evitare di prendere il motore, il gommone, te lo dico, eh. Mi prendi la torcia o vuoi stare qua? Sì, c'è un nanetto attaccato. Secondo me lo lasci lì. Se non sbrecca andiamo a slegarlo direttamente dal terminale. Quasi quasi. A few moments later. Devo capire. Stavo mettendo la torcia in testa. Il problema è che c'è il gommone qua. Ma che cazzo di pesce, ho mangiato anche... Ho mangiato malissimo. Ragazzi, ha mangiato dalla pinna questo. Il mio sarà la metà di quello, che non ha bercato.
primo pesce è uscito un merdino, però vabbè dai, è iniziata la nostra sessione così, vediamo se esce anche qualcosa di più grosso. Ce n'è uno ancora più piccolo attaccato alla mia canna. Sì, ce n'è uno che è attaccato là, che sta si sta muovendo da un po'. Stiamo andando a ricalare le canne, praticamente ne abbiamo una dove c'è un nanetto attaccato e l'altra invece dove ha mangiato appunto quel pesce sempre nano. E adesso è quasi ora di andare a dormire, quindi andiamo a sistemare le canne e poi ci ritiriamo. Porca troia. Minchia. Ragazzi, pensavamo fosse un nanetto. Minchia. Invece un bel percone. Spettacolo. Lavaggio. Madonna. Ragazzi, noi pensavamo fosse un nano, in realtà è stato un perca quello che ha mangiato. Non ce l'aspettavamo, anche perché è un posto nuovo questo, e quindi ci aspettavamo i nani, infatti un nano è arrivato e pensavamo che anche quello fosse un nano, invece era un perca. Adesso siamo in branda e speriamo nella notte di prendere qualcosa di bello. 2 hours later. Tieni. Sì. Devo andare. Anche perché manca filo qua. Aspetta, togli la marcia. Aspetta, vado in mezzo. No, perché devo passare su, togliere la dalla pianta. L'ho tolta. Da 1,20 m, 1,30 m. Questa è la roggia. Siamo da Marlinato. Vado. Prendilo con una mano anche il filo. L'abbiamo superata la roggia? Sì.
ritorno con un altro nano. Ragazzi, buongiorno. Questa notte non abbiamo preso assolutamente più niente, probabilmente perché l'acqua a 20 gradi secondo me è iniziata la frega, e gli unici che abbiamo preso sono quelli che non stanno ciulando. Già, i piccolini che duro. Non sono ancora in grado. Fatta colazione e adesso rimane la parte più sbatti, far su tutta l'attrezzatura e andare a casa. Anche questa pescata è giunta al termine, è stata una facchinata incredibile, ma siamo sopravvissuti. Come avete visto stanotte non sono usciti pesci di taglia, sono usciti solo due nanetti e quel perca, che perca gigante, quello è stata una bella sorpresa. Purtroppo per i siluri l'acqua era 20 gradi, quindi probabilmente è iniziato il periodo di frega, per cui mi sa che ci toccherà aspettare un mesetto, dargli tempo di ciulare un attimo. Detto ciò, spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito vi chiedo di lasciare mi piace, commentate, iscrivetevi al canale. Se volete seguirmi su Instagram, il mio nome è andrevolpe.fishing. Davide fa il segnalatore, vi lascio tutti i suoi contatti in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! We'll be right back.